Siamo molto preoccupati per quello che sta avvenendo in Venezuela. C'è il rischio di una guerra civile e purtroppo l'esercito si è dichiarato a sostegno di Maduro. Siamo molto preoccupati anche perché ci sono 140.000 cittadini con il passaporto italiano e 1 milione di persone di origine italiana. A loro, a tutti i venezuelani, va la nostra solidarietà. Riteniamo Nicolás Maduro il vero colpevole di questa situazione. È lui che ha ridotto il suo paese allo stremo, lo ha affamato e lo ha reso un paese completamente spaccato sull'orlo della guerra civile. Speriamo che il nostro governo al più presto dia un segnale di vita. Finora non c'è nessun comunicato ufficiale. Noi come opposizione ci siamo perché riteniamo che la democrazia in tutto il mondo debba essere tutelata e per proteggere i nostri connazionali in Venezuela. Ci siamo per qualsiasi iniziativa che il governo voglia intraprendere. Speriamo che le divisioni tra Lega e Movimento 5 Stelle, che invece anche in questi giorni in Parlamento ha difeso Nicolás Maduro, non permettano al governo di prendere una posizione. C'è bisogno che l'Italia dica la sua anche su questa crisi.